Lo voglio. Lo voglio. Consenso obbligatorio per matrimonio di minore. Lo voglio, lo voglio, lo voglio. Ci è rimasto legato! Preparativi per il matrimonio da sbrigare. Ho un gran casino in testa, che mi succede? Sta lontano da Frankie oggi. Sei la sua guardia del corpo? No, sono la sua migliore amica e mi preoccupo per lei. Sta bene? No, e ne ha tutte le ragioni, perché tu l'hai ferita. Io non c'entro niente. Noi dobbiamo cercare di fare tutti uno sforzo oggi. E strano ma vero, il noi include anche te. Hai già combinato un gran casino ignorando le sue chiamate. Perciò, per favore, non azzardarti a mandarle in corto il cervello. Me lo prometti? Sì. Te lo prometto. Bene. Ciao, ciao. Dove vai così presto? Io vado da Liv. Voglio salutare tutti prima di partire. Ok. Ma per raggiungere Mayberry andremo via all'una. Ti passo a prendere a casa sua? No, cioè, non c'è problema. Tornerò prima. Ho qui un piccolo pensierino per te. Oh, ti ringrazio. Hai nuovi inizi? Ecco. Dai al tuo papà un bel abbraccio. Fantastico. Solo una spuntatina, ok? Certo. Fidati, amico. Grace ne andrà a matta. Avanti, non fare il bambino. Coraggio, non vergognarti, sei una favola con questo taglio. Mi sento violentato. Soltanto per un po' di vento nelle orecchie? Così sono uguale a Justin Bieber? Rimangiatelo subito. Ok, scusa tanto, in realtà volevo dire che sei identico a un uomo che ha appena compiuto l'estremo sacrificio per amore. D'accordo. Ultimo controllo, anelli? Se non lo sei tu che sei il testimone. È vero. Anche gli abiti sono sistemati. Già, come hai fatto? Papà e Dowie un tempo suonavano in una cover band dei Beatles. Li ho ripescati, sai, da... Grazie, tralascia i dettagli. Matty e Nick invece si sono offerti di... Il catering è a posto, capo. Ma no, fratello, quello è Justin Bieber. Oh, merda. Ci avrei scommesso. Fermi! Brutti stronzi! Fermatevi! Ci siamo? Ciao, ragazze.
Sei bellissima. Tutto ok? Che c'è nella scatola? Ta-da! Da sballo per sempre. Papà ha fatto la torta. E io invece il vestito. Wow! È meraviglioso, Frankie. Già, è davvero stupendo. Su, mettilo. Immagina quando ti vedrà Rich. Sì. Sei bellissima. E con questa ti passerà l'agitazione? Sarà meglio diventare uno schianto anche noi? Vuoi una mano? Aspetta. Sta attenta. Si vede l'etichetta dei boxer. Puoi tenerli fermi mentre tiro su? Sembra un idiota, giusto? No. Sei davvero favolosa. E ricorda quello che ti ho detto. Tu? Certo, merito di meglio. Oh, non è possibile, sono già qui! Avanti, portiamo questi agnellini al macello, ragazzi! Sì! Ancora, lasciami! Tutto ok? Sistemato. È un po' sopra le righe, però è a posto. Ci ha parlato Dowie, una volta suonavano insieme in una cover band dei Beatles. Se solo accenna una nota di Only One Needs Love, io mi alzo e mi metto a pisciare sull'organo. Ti avverto. D'accordo, Richard. Che cos'è? La cartina che ha fatto Dowie. Quando tutti pensavano che la terra fosse piatta. Allo, tu sai come arrivare là, vero? Sì, è facilissimo. Giriamo qui a destra e saremo lì in un attimo. Scusa, ne sei proprio sicuro? Dove stai andando? È una specie di scorciatoia, una strada alternativa. Che passa attraverso l'Afghanistan. Ottimo lavoro, bravo, è sbarrata. Capirai, basta girarla. Allo, no. Ce la posso fare? No! Guarda! Oh, merda! Ma che cazzo, te l'avevo detto! Possibile che non ascolti mai! Mi dispiace, Frankie. Ma non l'ho fatto apposta! La tua risposta. Tu non lo fai mai apposta, idiota! Basta, ragazzi, la volete piantare! State tutti bene? Sì! Un po' ammaccati, ma... Ancora interi? Per ora! Ho un gran casino in testa, che mi succede? Fanculo! È qualcosa che non posso fermare. Ehi, il motore non parte! È tutti fuori! Qualcuno a campo? No. No. Bene. Riportiamo il gioiellino su quella strada schifosa.
Credevo avessimo risolto la questione, Matty. Cosa? Che stavate facendo voi due poco fa? Senti, non lo so, Minnie, ok? Mettiamo un po' di musica, ragazzi! Si può sapere chi li prende adesso? Frankie? Si chiama addescamento. Mi concede questo ballo? Scusa, vorrei informarti che non sei al ricevimento, Frankie. Il mio tesoro è defunto. Cosa intendi con defunto esattamente? Sai aggiustarlo, vero? Guardate, c'è un angelo laggiù. No, no, è solo una macchina. Certo che è una macchina, Nick. Dobbiamo sposarci tra due ore a Chepstow. Ma che coincidenza! Noi ci stiamo andando per vendere questo alla fiera dell'artigianato. Salite dietro. Gli altri come faranno? Devono essere presenti. Beh, noi due ci saremo. E anche loro. Giusto? Mio! Mollalo! No, è il mio angelo! Lasciali in pace, Nick. Che direzione dobbiamo prendere? Attraverso i campi è più breve. Circa un'ora. Direzione sud-ovest. Grazie, capo. Mani tatuate con l'enne. Di nulla. Si parte! State tranquilli. Vedrete che andrà tutto ok. Ci saremo. Ciao ragazzi. Divertitevi. Ciao Grace. A presto. Non ti deluderò, amico. Aspettateci. Magari sono dei selvaggi post-apocalittici e cannibali che li divoreranno vivi e con la loro pelle faranno dei pantaloni e con le ossa uno xilofono rudimentale o roba simile. Vuoi chiudere quella bocca? Sud-ovest. Il sud... e sud è... Che schifo! È merda di cavallo! Si può sapere che stai facendo? Siamo di nuovo sulla breccia, amici miei. Allora chi è con me? Ehi, genio, devi insegnarmi quel trucco con la merda. Ehi. È già ora di pranzo? È quasi luna, David. La mia mattinata d'ozio è proprio volata. Soffoco! Aiuto! Andando ora. A recuperare la nostra figlia fuggitiva. Pit stop, mie adorate mezze seghe. Siamo appena partiti, coglione. Una per il viaggio, Minnie? Piove birra! Allora Dio esiste davvero! Perché? Cosa ti ho fatto? Dobbiamo arrivare al matrimonio dei nostri amici, signor. Non me ne frega un cazzo di niente e di nessuno. Non è vero, mi importa invece. E il nostro patto? Minnie, di che stai parlando? Tu meriti di meglio, l'hai dimenticato. Ti sei messa a dire stronzate alle mie spalle. Solo di starti alla larga, ok? Liv, io non ce la faccio più. Andiamo. Ci vediamo in chiesa. No, 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 non possiamo separarci. Arriveremo tutti là, ve lo prometto. Scusa, ma ce ne andiamo. Vieni con noi, Frankie. Se ti va. Non esiste, Liv, lei resta con noi, chiaro? Andiamo!
Devi credermi, io sto solo cercando di proteggerti. Mini, ci vediamo dopo, ok? Lui vuole soltanto scoparti e incasinarti sempre di più. Bene. Quindi le hai messo addosso una specie di insetto? Una cimice. La acchiapperemo presto. Lei non è un cane, David. Per favore, potresti scartarmi un'altra caramella? I nostri figli una volta l'anno abbracciano l'albero dell'amore che abbiamo piantato il giorno del matrimonio. Quanti figli avete, Crystal? 13. Ho smesso di viaggiare per il mondo come un'arida e gigantesca palla d'erba strafatta di roba. Ho messo radici nel terreno del nostro matrimonio. Lui era tecnico del suono. Oh, davvero? E perché? Robin Crystal, Alien Sex Fiend, Napalm Death. Non è possibile, cazzo. Invece era un vero selvaggio, ribelle e privo di spiritualità. Pazzesco, ragazzi. Ora caccio e raccolgo i frutti della terra. E io mi prendo cura di quelli dei suoi lombi. Chissà se gli altri se la caveranno. Ah, lo li porterà in chiesa. Siamo fregati. Ed è tutta colpa mia. Sono veramente un testimone di merda. Alo, la tua negatività è così inutile e deprimente. Sono preoccupata per Frankie. Non avremmo dovuto lasciarlo andare. Le potrebbe succedere qualcosa di brutto e io da qui non posso impedirlo. Dove nessuno giunge, McGinnis arriva. Vola, o te ne pentirai. Staccati di dosso subito, mani sudate. Ma io ho bisogno di un po' di coccole. Ci vediamo in chiesa, Alo! Che puttana. Non è il caso, non siamo ancora arrivati, ragazzi. Rilassati. Ti piacerà, vedrai. Può aiutarti, il cammino è lungo. Ok. Forse avete ragione. Serve? Chiederò quello dove siamo. Copritemi le spalle. Buongiorno, signore. Può dirmi se ci troviamo a Chepstow per caso? Signore, può dirmelo o il mio ragazzo deve farle un pompino prima? È la prossima città. Grazie della cortesia. Con la gentilezza si ottiene tutto. Festival del formaggio e del vino della parrocchia di Burlington. Frankie, dobbiamo andare ora? Sì, voglio solo prendere qualcosa da bere per il matrimonio. È impressionante, direi. Coraggio, ragazzi. Sei pazza, Frankie. L'hai già fatto altre volte?
Questo è per te. Metti. Andiamo. Alice! Sei tu, Alice? Tieni, prendi questo. Correte! Presto! Correte! Appenderò le vostre teste al muro! E non azzardatevi a tornare! Si chiama Revival del Grunge, ok? Spero tanto che la terra mi inghiotta completamente. Oh, salve? Scusi, per caso ho visto due ragazze e un ragazzo? Fuori dai coglioni! Che razza di maleducato! Perché mi hai fermata? Lei non è una specie di esperimento, Liv. Credevo fosse quello che volevi. Cerco di renderti felice. Io voglio te. Io ti amo. Ma... ma... non è abbastanza, non è così? E tutte le droghe del mondo non lo renderanno mai abbastanza. Io sarei disposta a ingoiare delle lamette per vederti sorridere, ma nemmeno questo basterebbe. Ascolta, Liv, per favore, adesso raggiungiamo. Io non la voglio con noi adesso, è chiaro? È strafatta, si perderà. E io no! No, Liv. Tu te la caverai sempre. E lei invece sarà sempre persa, giusto? Sicuro di non avere qualche pasticca? Ci risiamo. Ricomincia allo strazio. Alo? Alo? Hai veramente ricontrollato se per caso... No! Quante volte devo dirti che non ho nessuna fottutissima droga del cazzo, Nick? Non sfogare la tua dipendenza prendendotela con me. No! Coraggio, lumaca, allunga il passo. Uno, due, tre, quattro. No! Ascolta, ti rollo una canna se riesci ad allungare il passo senza la... Alo! Sono intrappolato! Porca troia! Tieni ferma la gamba! Come due serpenti avvolti in un eterno accoppiamento yin yang. Gemelli spirituali con parti del corpo maschili e femminili unite. Le nostre vite sono una. La mia chiave entra nella sua serratura. Il suo cotone pulisce le mie orecchie per ascoltare la gloria della nostra unione. Tagliami le vene adesso. Cosa? Perciò non manca molto. Prima che voi due vi uniate per sempre. Fico. Va avanti senza di me. Morirò qui da solo, me lo merito. Tieni ferma la gamba, d'accordo? Sei in una trappola per conigli. Ah! Salvati, io sono già cibo per gli orsi. Siamo nel Somerset, Nick! Per qualche scoiattolo del cazzo, allora! No! Corri! Chiudi il becco! Ora sta zitto e tieni ferma questa dannata gamba, intesi? Ma che tanfo, Nick! Quando li hai cambiati l'ultima volta? Non sono quelli. È l'odore della morte di un perdente. Tu non sei un perdente. Sei solo un po' coglione, ma... sotto quell'aspetto da coglione c'è un bravo ragazzo, invece. Coraggio, andiamo. No, no. Su, alzatevi. Fine.
La mia birra, la voglio riprendere. No, lascia perdere. Anche tu sei un bravo ragazzo. Sì, lo so. Sono tutti gli altri. Cioè, Frankie? La tua cotta per lei è così evidente. Cosa? Dov'è il tuo uomo, allora? Credo di aver mandato tutto a puttane alla grande. Allora, dov'è adesso? È andato a cercare lei. Temo che abbiate perso il vostro turno. Sono in procinto di iniziare i battesimi dei riconvertiti alla fede. Però potrei trovarvi un buco tra un'oretta. Volendo, è chiaro? Certo. Oh, 16 sterline, 23 centesimi e una fresca menta. È fatta. Dov'è il giovane Crivi? E il resto degli invitati? Oh, beh, in fondo manca quasi un'ora. Avete bisogno solo di due testimoni. Arriveranno. Tu credi? Certo, per forza, sono nostri amici. Cerchiamo di trovare due persone, tanto per sicurezza. I testimoni sono serviti. Di spazio qui, eh? Questa aria fresca è molto salubre, Bertie. Salve. Ciao, giovanotto. Pensate di essere ancora qui tra un'ora? Oh, non ne ho idea. Non ci resta tanto. Certo, bella battuta. Non esiste. Vedete, ci servono due testimoni per poterci sposare, perché è andato tutto storto e... Per favore. Ma certo, cara, certo. Sì, nessun problema. Ci vediamo tra un'ora. Sì, sì. Contateci. Ok. Grazie. Liv? Matty! Stai bene? Mi dispiace. Scusami, io credevo... Dov'è Liv? Ho cercato di starti lontano, ma non ce la faccio. Ed eccoci qui. Non è un caso, credimi. Lo senti anche tu, vero? Avrei molta voglia di baciarti, ma non posso. Allora perché ti diverti tanto a farmi impazzire? Frankie, non dire così. Io ti assicuro che ho il cervello incasinato quanto te. Quando avevo 6 anni, la maestra mi chiese di pensare a qualcosa di bello. Io le dissi l'11 settembre. L'avevo visto in televisione in una casa famiglia, ma senza volume. La maestra mi disse che molte persone erano morte. E tutti gli altri bambini in classe si misero a piangere. Mi resi conto allora che io ero sbagliata. Credo che sia per questo che i miei mi hanno data via. Perché lo avevano capito anche loro.
sin dal primo momento. Non mollate. Ci siamo. È fatta. Tutto a posto. Stai bene. Frankie. Lui ti ha fatto del male. Non è come sembra, Liv. Te lo giuro, ha perso la testa. Io volevo solo sentirmi normale. Si saranno sballati. E sarebbero i nostri amici. Ci siamo solo noi. Non è così che l'avevo sognato. Perché hai tagliato i tuoi fantastici capelli? Io avevo chiesto solo una spuntatina. Direi che mi dona, però. Il signore e la signora convenzionale. Credevi davvero che fosse quello che volevo?
Grace. Everyone is singing, all the children smile and hum along. Sta arrivando tuo padre! Ma mancano le damigelle! Nick, fa tu gli onori, con piacere. Bene. We go around and around. È a posto. Ciò di cui abbiamo bisogno è l'amore. All we need is love. Tutto grazie. Ciò di cui abbiamo bisogno è... andare avanti con la funzione. Non succederà mai, non in questa vita. Come hai saputo che ero qui? Ti ha messo addosso un insetto elettrico... Una cimice, Sonia, per la miliardesima volta. Io sono tua figlia, non Al-Qaeda. Tu ora verrai a casa con noi. Ciao, Grace. Siete tutti qui. Guarda cosa è riuscita a fare questa accozzaglia di sbandati alla nostra cucciola. Non sono più la vostra cucciola. Spetta a lei creare il suo futuro, David. Non a noi. Voi corruttori siete tutti espulsi. Ehi, non fermarmi. Mi dispiace, lei non può farlo, signore. Ma guarda com'è caduto in basso un grande eroe. Già, e mi sono ficcato in una foto... in una brutta situazione, glielo garantisco, ma loro mi hanno aiutato ad uscirne. È questo che fanno gli amici. Perché c'è un casino là fuori, non so se ultimamente lei si sia fatto un giro, ma è così. Quindi noi dobbiamo provarci qualsiasi cosa ci aspetti. Provarci con tutte le forze. Perché non possiamo fare altro. Va bene, allora così sia. Però noi non abbiamo alcuna intenzione di prendere parte a questo ridicolo melodramma. Sonia? Allora, vogliamo... sposarci. Non devi tagliarti mai più i capelli. Non lo farò. Ricresceranno. Tu sei sempre il mio metallaro, il mio uomo di latta. Va tutto bene, intendo, fra noi. Sì, quindi vogliamo davvero cambiare le cose. Cioè vuoi prendermi solo come fidanzato? Sì, lo voglio. Andiamoci. Io non riesco a fare un altro passo. Ora e mai più, intendi? Ascoltate, sento festeggiamenti qui vicino. Andiamo! Alo! No, per favore, non ce la faccio più! Per favore, basta! Ma è peggio di una maratona! Alo, basta! Dove stai andando? Molto volentieri. Guarda che me la mangio tutta, eh. Oh. 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 Me l'avevo detto. Sì. Sì. Ta-da. 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 Andiamo.
Una bella giornata, non trovi? Cosa? Quella del nostro incontro. Io non voglio più sputtanare quel ricordo. Cerchiamo solo di finirla con stile. Ok. Di solito io mi allontanavo dal resto del mondo, mi rintanavo nella mia testa dove mi sentivo meno strana. Non lo sei. Vi rendete conto che noi tre ci scambiamo il calumet della pace? Non roviniamo tutto stavolta. Vi perdete il mio ricevimento di non matrimonio. Da Frank, stai bene? Messaggio. Se stai bene tu, io non so che cosa sono. Sei una creatura che mi manda fuori di testa. Vanne fiero. And we love it!